Con ampio anticipo rispetto agli anni precedenti, da ieri è entrata nella sua fase attuativa la ZTL nel Borgo Marinaro di Torre Archirafi, che si protrarrà sino al 3 settembre 2017. Con ordinanza sindacale è stato predisposto il piano operativo voluto dal sindaco di Riposto Enzo Caragliano, che si inquadra in un più ampio progetto denominato Splendida Estate Sicura Riposto e vede coinvolti la polizia locale con il supporto degli ausiliari del traffico e personale esterno della polizia municipale del comune di Aci Catena. Il piano estivo, come conferma il comandante della Polizia Municipale di Riposto e coordinatore del progetto Matteo Cavallaro, prevede il potenziamento dei servizi nelle ore serali e notturne, sia nel Borgo Marinaro di Torre Archirafi, nella ZTL, che nelle manifestazioni culturali, sportive e religiose su tutto il territorio, e inoltre in tutte quelle occasioni in cui si renderà necessario il servizio di vigilanza della Polizia Locale al fine di garantire l'ordine e la sicurezza. Il sindaco Enzo Caragliano, nell'accogliere le richieste degli operatori commerciali e dei cittadini di Torre Archirafi, reputa la formula della ZTL un plusvalore che, sottolinea il primo cittadino, oltre ad assicurare la vigilanza sul territorio salvaguardando la sicurezza dei cittadini, favorisce l'aggregazione sociale nel Borgo Marinaro, meta di migliaia di vacanzieri e turisti, fruendo delle molteplici attività ricettive operanti che implementano la crescita economica e lo sviluppo della città. Riposto conferma la propria vocazione turistica, dice Caragliano, diventando polo di attrazione nell'area ionica per i variegati servizi offerti e per le straordinarie bellezze naturali del territorio.